questo è il posto dove è accaduto. Sul posto c'è la polizia, il sindaco di Fano Massimo Seri, oltre al vice sindaco Cristian Fanesi. Poco fa c'era anche il presidente di ASET Paolo Reginelli, e la bomba è proprio qui, è stata messa in sicurezza dietro queste grate. E si trova proprio sotto il pilastro del ponte. Durante dei lavori che ASET sta svolgendo, dovevano collegare delle tubature, scavando, è rinvenuta questo ordigno bellico. Ovviamente si sono interrotti subito i lavori, ancora non è stato completamente scoperto, quindi al momento è in sicurezza, però abbiamo avvertito subito gli artificieri, le forze dell'ordine, la prefettura. In questo momento stiamo aspettando le indicazioni sui provvedimenti da assumere, però in questo momento è sotto controllo, vista anche l'esperienza che abbiamo avuto negli anni scorsi, ma siamo tutti qui operativi e vi terremo aggiornati strada facendo. Adesso in questo momento sono in contatto con gli artificieri per capire la tipologia, l'entità, insomma tutto quello che ne consegue.